gum. G A M. Amici, in una nuova puntata di GAM. Vi starete chiedendo dove ci troviamo? Ebbene, siamo nello studio di Riccardo Rossi, proprio lui, il celebre attore dei mitici ragazzi della terza C. Ciao Riccardo! Ciao, buongiorno a tutti o buonasera a seconda dell'ora in cui vedete questa. Addirittura mitica terza C. La mitica terza C, sì. Questo telefilm che un po' ha segnato l'adolescenza di tutti noi. E infatti io vorrei iniziare ripercorrendo gli inizi della tua carriera dal 1984, toccando poi appunto questo telefilm fantastico in cui tu interpretavi il personaggio di Mazzocchi, esatto, l'unico cattivo. Dunque, in realtà ho cominciato nell'84 con un film College di Castellani e Pivolo, dove eravamo un gruppo di giovanissimi attori e attrici, praticamente quasi tutta la prima esperienza cinematografica. E poi nell'86 io sono stato chiamato da Carlo Vanzina, che produceva con la Video 80 il pilota dei ragazzi della terza C, cioè la puntata numero 0, che in realtà si chiamava, pensa, Un anno di scuola si intitolava, e la regia era di Neri Parenti, pensate un po', la regia del numero 0. Poi da lì Canale 5 che la comprò e realizzò tutta la serie dei primi 12 episodi, se non sbaglio, che appunto poi si intitolarono I ragazzi del SC, diretta da Claudio Risi. Ci hai messo un po' per toglierti l'etichetta del cattivo della serie per i lavori che hai fatto in seguito? Ma no, perché pensa che poi in realtà l'etichetta del cattivo me l'hanno ridata poi in questi ultimi film che ho fatto, da notte prima degli esami oggi in poi, ho fatto sempre un po' quello cattivo, il professore, il presidente della commissione. Infatti insomma, adesso ci arriviamo, ripercorriamo le varie tappe. Sì. Dopo I ragazzi della terza C sono seguiti diversi film che hai fatto con Vanzina, film come SPQR e Piccolo Grande Amore. Di tutti i film che hai fatto con Vanzina, qual è quello che preferisci e perché? Beh, ti devo dire che tutto sommato preferisco ovviamente l'ultimo, Matrimonio da favola, che peraltro insieme a Carlo e Enrico Vanzina è stato scritto anche da Edoardo Falcone, che mi conosce molto bene, e perché mi ha dato comunque ovviamente un bellissimo ruolo, visto che negli altri film ho fatto in realtà uno o due, una piccola partecipazione, quelle che noi chiamiamo pose per l'appunto, e questo invece è il ruolo dove facevo il marito di Stefania Rocca, mi faceva molto ridere perché era effettivamente era una reunion di amici, di compagni di classe che si incontravano per festeggiare il matrimonio di Ricky Memphis, che era un altro loro compagno di classe. E invece questo marito di Stefania Rocca era proprio uno fuori sync, non aveva il linguaggio comune, come spesso poi capita, quando ti trovi che era puntato appunto in una cena di classe. E lì però mi sono molto divertito, e tra l'altro, essendo il film che ho girato poco prima di girare il mio primo film da regista, Carlo Vanzina è stato molto gentile perché mi ha fatto stare vicino a lui sul set, sul montaggio, per cercare di capire anche un pochino più la macchina del set, come potesse funzionare in vista di queste riprese. Esatto, infatti parliamo appunto del tuo film da regista, sì. La prima volta di mia figlia, esatto. Quindi un film bollente, come ti è venuta questa idea? Questa idea mi è venuta perché, non avendo figli, sono stato molto a osservare in realtà i figli dei miei amici, e soprattutto i miei amici, che quindi avevano queste ragazze che appunto tu le conosci da 0 anni, il battesimo, la prima comunione, tutte le cose così, e poi dopo vedi che arriva quella cosa della doccia, degli ormoni, per cui praticamente la figlia non è più quella bambina in tutù, papà guarda faccio il saggio, ma diventa una donna e deve essere segregata secondo molti padri italiani, che appunto subiscono con molta amarezza, si può dire con tristezza, questa figlia che prende, ovviamente comincia la sua vera vita, per cui il padre non è più l'unico amore della sua vita, ma
comincia a essere uno dei tanti, mettiamola così. Non il più importante, questo è il dramma. Come, e non il più importante, esattamente. Il padre maschio, che non ha mai in realtà amato nulla nella vita, se non c'è l'amore per la madre, non c'è l'amore per la moglie, non c'è, c'è solo l'amore per la propria figlia femmina. Perché è l'amore più puro che possa trovare un uomo nella sua vita. E questo lo vive molto male. Io ho osservato i miei amici questo, questo dolore, passami il termine, che provavano, ho pensato di farci sopra un film. Nel 2006 sì. è uscito un film, notte prima degli esami oggi, stavamo sì. parlando appunto prima anche di questo, dove tu hai interpretato il ruolo del professore. Sì. Ti sei divertito tantissimo a fare il ruolo del professore della commissione che metteva un po' i bastoni tra le ruote sì. a Luca. Esatto, e mi sono divertito molto anche perché questa è stata un'idea di Max Bruno. Che all'epoca era lo sceneggiatore di Notte prima degli esami e fu proprio lui che mi propose a Brizzi dicendo guarda che Riccardo può fare un cattivo straordinario e Brizzi non ci credeva perché mi vedeva solo come un comico, invece poi quando gli ho fatto questa cosa qua si è ricreduto e poi da lì l'ho fatto altre volte in altri film facendo il professore cattivo, ma poi un buonariamente cattivo. Ma sì, c'è sempre il lato buono dietro certo. il professore cattivo sì. E secondo te qual è stato il segreto del successo di questo film che poi spopolò nel 2006? Beh, soprattutto nel Notte prima degli esami. Il primo c'è stato il grande revival degli anni 80, per cui in realtà lì si sono incontrate proprio due generazioni. Quelli che avevano vissuto gli anni 80 come me e quindi vedevano i motorini, l'abbigliamento, le musiche, la colonna sonora e ovviamente i figli sedicenni che si riconoscevano nei primi disagi con i genitori, quindi ha unito proprio due pubblici, è stata molto una mossa molto azzeccata. E poi c'è stato il ciclo di Federico Moccia con Scusa ma ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare. Sì. Qual è il tuo giudizio circa questi amori apparentemente impossibili? Ma guarda, ti devo dire una cosa. Avendo fatto poi un film sul diciamo primo amore, diciamo importante, comunque la prima volta appunto di una ragazzina, io vedo che poi in realtà non coincidono gli anni del regista o dell'autore con la storia che stai raccontando. Quindi io credo che ci sia proprio un interesse da parte di un uomo adulto a raccontare qualcosa che forse in qualche modo ha perduto. Hai capito? Che sono appunto gli anni della prima giovinezza, gli anni dell'adolescenza. Credo che ci sia questo alla base e il pubblico se va a vedere questo genere di film è perché in qualche modo vuole rivivere la propria giovinezza. C'è anche un sottofondo di malinconia, di nostalgia per qualcosa forza. Che è andato perduto. Certo, è proprio quello lì, perché poi di fatto anche andando avanti con gli anni, anche se è giusto vivere bene la propria età, è chiaro che comunque quando ripensi a te giovane, senza pensieri, senza responsabilità, un pochino dici ero felice, non lo sapevo, mettiamola così. Riccardo, tu oltre ad essere un attore sei anche un autore e conduttore televisivo, però qual è il ruolo che senti più tuo? Ma io ti devo dire che quando faccio comunque i miei spettacoli a teatro, questi one man show un po' all'americana, lo stand up, è la cosa più bella che mi piace fare, devo dire, cioè l'esperienza da regista è stata straordinaria. Come attore ti devo dire che nell'ambito della su un palcoscenico mi trovo veramente a mio agio, è la cosa che mi piace di più, perché sento immediatamente la reazione del pubblico. Noi abbiamo saputo una curiosità su di te. Sei un appassionato di colonne sonore, confermi? Sì, a me piacciono molto. Io ho comprato tanta musica perché vengo in realtà dalla musica classica. Poi ho conosciuto il rhythm and blues, il funky negli anni Ottanta e poi dopo un certo punto ho capito che in realtà le colonne, tutti, essendo grande appassionato di cinema, seguivo sempre i titoli coda quando mi piaceva una colonna sonora per vedere se il CD era disponibile o meno. E poi andando avanti vedo che ancora oggi la musica che compro su CD, che mi piace ancora comprare su CD, si tratta di colonne sonore. Sono comunque un patrimonio le colonne sonore. Ci sono dei brani che se tu potessi prenderli in prestito li useresti nei tuoi film? Certo, a me piace ovviamente Nino Rota, Piero Piccioni, i più grandi, Trovaglioli, Morricone. E quando scrivo gli spettacoli a teatro spesso uso proprio quelle colonne sonore come tappeto musicale. Fanno atmosfera. Ammazza! Quando scrivo sempre una colonna sonora, sempre. E adesso di cosa ti stai occupando? Quali sono i tuoi progetti? Dunque, adesso io a marzo debutto a Roma col mio nuovo spettacolo That's Life, e, col quale poi girerò l'Italia l'anno prossimo, e poi invece attualmente sto portando in giro lo spettacolo dell'anno scorso che è L'amore un gambero.
Benissimo, sentito ragazzi, mi raccomando, seguite Riccardo Rossi. Riccardo, io ti ringrazio per essere stato grazie con voi, noi, grazie a tutti. Anche se siamo nel tuo ufficio, quindi questo siamo stati ospitati. Ma che grazie a voi. Vuoi salutare tutti gli amici di GAM? Certo, saluto tutti gli amici di GAM, vivete su questo sito. Ciao! Ciao! Fan del doppiaggio italiano, sono qui in compagnia di Sandro Acerbo. Ciao Sandro! Ciao, buonasera, ciao. Buonanotte, diciamo. Anzi, buonanotte, siamo infatti qui al termine del Festival delle Voci d'Attore che i nostri amici telespettatori hanno seguito passo passo. Sandro, tu hai interpretato dei personaggi chiave nel mondo dell'animazione. Io ho doppiato Harry Ken Polimar, che è stato uno dei miti, no, del doppiaggio, della animazione giapponese. Mi ricordo che andai a prendere un premio e mi chiamarono sul palco e cominciarono a dire: ah, ma lui è la voce di Brad Pitt, doppia Will Smith, eccetera. Poi doppia anche Harry Ken Polimar, mi hanno fatto fare la solita voce, eccetera. E poi vedevo che sul palco sotto si radunavano un po' di ragazzi. Allora ho detto: vabbè, vedi, vorranno un po' di autografi per Brad Pitt. No, sono arrivato lì, hanno solo voluto farmi i complimenti per Harry Ken Polimar. Quindi sono queste cose un po' strane del nostro mestiere. Che lasciano poi un segno indelebile in chi vi segue. Ma invece vogliamo parlare di Brad Pitt. Parliamo. Un altro dei tuoi personaggi. Stasera c'è stata una cosa molto carina che è stata fatta, che riguardava la parodia di Mary Poppins. Beh, carinissima. Allora, mi ha riportato molto indietro nel tempo, nel 1965, perché io ero la voce di Michael Banks. Beh, e quindi ragazzi, è stato un momento un po' emozionante per me, devo dire. Rivedere possiamo dire parte. Che quello è stato forse il lavoro a cui sei più affezionato, il lavoro a cui sei più legato? Beh, guarda, del passato sicuramente sì, insieme anche alla carica dei 101, che è stato il mio inizio praticamente. E poi va bene, siamo passati ad attori veri in carne e ossa, fra cui Brad Pitt, che ho la fortuna di doppiare da parecchio tempo e che mi dà tante soddisfazioni. E ti ha dato più soddisfazione Brad Pitt oppure uno di questi personaggi animati? Ma guarda, è che quando arrivi a doppiare attori così sei arrivato anche, non dico alla completezza, ma anche alla, diciamo, maturità artistica. Quindi è tutto fatto in maniera diversa. Io quando doppiavo Mary Poppins o la carica dei 101 c'era molta innocenza, molta, come dire, Spensieratezza, era tutto fatto con spontaneità. Su un attore così, per forza di cose, io sono uno che vive di spontaneità nel lavoro e nella vita, però insomma un minimo di studio e di costruzione del ruolo su un attore così devi farlo. Quando facevo Mary Poppins uscivano le parole così con grande facilità, senza problemi. Bentrovati amici di GAM, di nuovo insieme ancora da Roma Comics and Games. E adesso dovremo fare una cosa molto molto particolare, perché dovremo andare ad interrompere un disegnatore nel bel mezzo di una sua creazione. Infatti andremo a parlare direttamente con Pino Rinaldi. Ciao Pino. Salve gente. Allora, voi dovete sapere ragazzi che Pino Rinaldi è stato il primo disegnatore italiano ad aver lavorato con la Marvel. Ci vuoi parlare di questa esperienza? Sì, dunque, io iniziai a lavorare con la Marvel con delle pin-up negli anni 80, però per poter lavorare continuativamente con loro dovevo trasferirmi direttamente negli Stati Uniti. Però allora ero giovane, cioè avevo la ragazzetta pure e non me la sentii di andare negli Stati Uniti. Poi negli anni 90 invece, che avevano inventato il fax, c'erano i computer e fu più facile entrare a lavorare direttamente con loro restando a casa in Italia. Perfetto, e quali sono i personaggi più famosi che tu hai disegnato oppure quelli a cui sei più affezionato? Allora, i sei personaggi più famosi che hai disegnato sono Capitan America, Thor, Fantastici 4 e l'Uomo Ragno, quelli più famosi. Quello che più mi è piaciuto a me disegnare è stato Silver Surfer con Galactus. E secondo te quali qualità deve possedere un disegnatore innanzitutto? Un disegnatore di fumetti italiano per il mercato italiano o per il mercato americano o francese? Ecco, facciamo questa differenziazione, quindi parliamo del mercato italiano e poi di quello americano. Allora, di quello italiano deve avere una buona preparazione del fumetto italiano,
perché essendoci continuazioni di vari tipi di stili, tipo il manga, tipo il fumetto americano o quello bonelliano, molti giovani ragazzi presentano un mix di tutti questi stili che spesso e volentieri per il mercato italiano non va bene. Il mercato italiano è più simile al mercato francese, dove si predilige il realismo alla creazione fantastica. Come tale le anatomie devono essere perfette, mentre in quello americano io posso esagerare nella muscolatura, posso esagerare nella dinamica. In quello italiano questo non lo posso fare. Per il mercato americano deve avere invece un'ottima dimensione della dinamica, sia come inquadratura che come anatomia. Invece in quello francese devi, siccome loro hanno un formato abbastanza quadrata, hanno perciò le vignette più sull'orizzontale che sul verticale, devi avere una buona preparazione in merito ai paesaggi, perché è più basato sul paesaggio rispetto agli altri. E nel manga lo sapete meglio di me. Perfetto, e appunto dei manga, tu cosa pensi? Ti affascina questa tecnica? La ritieni inferiore, superiore rispetto a quella italiana americana? Quando ho iniziato io, in Italia non c'era neanche il fumetto americano, o era ai primi tempi, e come tale, quando portavo a far vedere i miei disegni a un editore italiano, tutti dicevano: che roba è questo? Perché c'è l'influenza della dinamica americana. E da allora ho imparato che quando vedo qualcosa che non mi è proprio vicino come educazione, come mentalità, non li giudico, perché come hanno giudicato a me, non voglio giudicare io a loro. I manga non sono molto vicini al mio modo di vedere il disegno, però se hanno tanto successo vuol dire che qualcosa di buono c'è. E torniamo invece a parlare dei tuoi lavori. Quali sono i progetti che hai in serbo per i tuoi fan? Bene, allora, tra breve dovrebbe uscire il cartonato sull'agenzia X. È una storia che abbiamo già, è già stata pubblicata su Lancio Story qualche anno fa. L'anno scorso è riuscito in un albo in edicola, però siccome la richiesta è sempre tanta, a giugno dovrebbe uscire tramite la Cagliostro Press un cartonato dell'agenzia X. Nel frattempo sto anche lavorando su Willard the Witch, sul serial, che dovrebbe uscire una nuova storia su Lancio Story e poi verrà raccolto in volume. Grazie mille per essere stato con noi, per aver condiviso la tua esperienza, per aver dato agli aspiranti disegnatori i tuoi consigli. E tra l'altro, ragazzi, potete continuare ad ammirare come Pino Rinaldi stia ancora disegnando proprio con nonchalance, come se stesse da solo nel suo studio. Grazie ancora, Pino. Grazie a voi. Gam G A M. Yeah!